Niente, papà suonava il basso, suona il basso, quindi per casa ci sono sempre stati i vinili. Bellissimo. Esatto. E quindi poi facendo di più grande scopri Ok. e mi sono imbattuto, primi anni 2000, 2006-2007, e mi sono imbattuto nei primi dischi elettronici tedeschi, quindi Ok. Ok. Rosdin, Schumacher, E Lutzenkirchen. invece la figura proprio del DJ, quando l'hai conosciuta, no? Quando l'hai vissuta le prime volte, Sì, la tu calcola figura la prima serata l'ho del DJ. fatta in un locale, Esenia, avevo 13 anni da solo, Ok. perché dovevo andare a vedere, Ok. dovevo scoprire questo mondo Quindi te sei andato magico. già subito lì, subito per capire la figura del DJ, Sì, ancora prima di conoscere, quindi già conoscevi come figura, ecco. esatto. Poi ho conosciuto il mio migliore amico, Ok. ci siamo conosciuti a scuola. Era una gita a terzo superiore, siamo a Rimini, ero l'unico che teneva le cuffiette all'orecchio, Ok. e quindi sentiva boom boom boom, fa che ti si ascoltava, ha fatto guarda, sto sentendo questi dischi, sai, perché lui viene sono tre fratelli, tutti e due suonavano, quindi Ok. anche lui Pezzo di automaticamente, no? nord. E quindi da lì vai a casa sua, iniziamo a ascoltare, 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 e quindi da là è cresciuta, è Bellissimo. nata questa passione per la figura del DJ, Invece come hai plasmato, no, il tuo genere musicale, ecco, come hai conosciuto e come ricerchi la musica che poi vai a proporre nei tuoi dischi set? Guarda, vedo molto, ora per fortuna ci sono i social, quindi Certo. comunque riesci a stare dietro diciamo alla tendenza, anche se è brutto No, perché no, certo. devi sempre avere diciamo, il tuo marchio, no? Assolutamente. E, però prima io infatti sono amante dei podcast, dei set, dei Ok. mix, quindi li faccio Ti piace tuttora. Quindi scoprire e vedere cosa io, propone? sì, esatto, scopro un artista, vado a sentire cosa propone in un Bello. lungo set. Che, diciamo, linea musicale ti definisce? Ecco, ovviamente. O io sto sulla minimal tech, sono passato alla techno primi anni 2000 quando è uscita il boom della tech Napoli, quindi Capriati, Rino Cerrone, Marco Ok. Antonio, tutta quella tendenza là, cioè tutto quel filone Come ti vivi questa esperienza col rapporto col pubblico, ecco, lì. Guarda, con chi io hai di fronte? Dato che tu sei un domando tipo un po' ansioso, molto, come moltissimo, ti vivi? infatti prima di una serata sto sempre sulle Stomaco mie, girato. penso, e poi vado e per fortuna mi sciolgo pure subito, sì. Ok, e ti ritieni una persona che poi una volta lì si riesce a, no, avere un bel rapporto proprio Sì, col pubblico, cioè nel al di senso. fuori di questa Non rimani in ansia, una bolla, magari come no, spesso può i primi due o succedere. tre dischi sì, poi vedo Poi si che spacca, sì, per ok. fortuna sì, perché poi non ti godi nemmeno il momento. C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare, oltre alla musica? Psicologia. Psicologia. Sì, Bello, bello, ok. psicologia. C'è qualche obiettivo, traguardo che vorresti raggiungere o che magari stai seguendo da qualche progetto? Musicalmente, Sì. guarda, io ti dico, dopo sono stato fuori da questo, dalla console, sono rimasto cultore, ma sono rimasto fuori dietro, sono passato avanti la Ok. console. Per molto tempo, poi una persona mi ha spinto, dai, ricomincia, dai. Ok. Quindi diciamo che per ora sto iniziando di Stai nuovo. riniziando. Esatto. Ok. Quindi non Per c'ho quanto avevi obiettivi. smesso? Come? Cioè, per quanto ti eri un attimo tirato fuori? 7-8 anni, Ah, pure di ok. più. Che iniziando col lavoro non avevo quel tempo per ricercare. Quindi era più una questione di tempiste, non di Esatto. passione. Ecco, diciamo, No, non è la che ti è passione è mai sempre passato. rimasta perché poi comunque sono rimasto clubber. Certo, Sì, certo. quindi sì, sono rimasto clubber, quindi la mia passione è andare a ballare, sentire un artista anche sconosciuto è rimasta. Ok, Ascoltando bello. musica sempre, Quindi non set. solo come protagonista, ma proprio anche da spettatore, Esatto, da, diciamo, sì. cliente che va a sentirsi per Esatto. divertirsi e star bene, ecco. Infatti sono stato sempre, no, quasi sempre, un cliente del club che Certo. c'è dove sono resident il sabato, un sabato al Ok, mese. dov'è? A Isernia, il Roof Isernia. Club. Ok, Sì, ok. 13 anni di lunghe notti. Quindi sono passato all'altro lato, come ti ho All'altro detto. lato, Sì. certo. Guarda, io ti ringrazio, spero ti sia Grazie a voi. divertito qua da noi Sì. e quando passare sei benvenuto. Grazie Grazie. mille.